Enrico Silvestrini è stato ospite a Mattino 5. Il Via Lunga non è riuscito a trattenere le lacrime riguardando il suo percorso a Grande Fratello VIP. Enrico Silvestrini, il suo percorso a Grande Fratello VIP. Ospite nello studio di Mattino 5, Enrico Silvestrini ha parlato del suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Inizialmente si è concentrato sul replicare alle polemiche che erano sorte, soprattutto per il suo attacco a Valerio Merola. In questo caso però l'ex Via Lunga ha ribadito la sua posizione. Poi i toni sono cambiati, e Federica Panicucci ha mostrato all'ex Geffino i momenti più commoventi del suo percorso all'interno del reality. Alcuni di questi sono stati il racconto della perdita della madre, il suo rapporto con la compagna Federica, e le difficoltà economiche. Enrico Silvestrini: non mi aspettavo che le persone mi potessero voler bene ancora. Enrico Silvestrini ha parlato di quello che ha trovato fuori una volta uscito da reality. Devo essere sincero, non mi aspettavo tanto affetto nei miei confronti. Ci sono anche quelli che mi criticano, ma, davvero, c'è stata un'onda di affetto che mi ha commosso. Il VJ ha raccontato poco dopo del suo momento difficile in cui non ha più lavorato e nessuno lo cercava più. Per sua stessa ammissione ha dovuto vivere con i soldi del salvadanaio. Le lacrime di Enrico Silvestrini sulla madre e la compagna Federica. Federica Panicucci ha mostrato il video del racconto di Enrico sulla madre. Un racconto molto toccante che ha commosso tutti i presenti in studio. La mamma è venuta a mancare poche settimane prima della nascita del figlio di Silvestrini. Quest'ultimo è stato con lei fino all'ultimo, e il rendersi conto di non vedere più sua mamma per lui è stato devastante. Anche parlando della sua compagna, l'attore si è commosso perché Federica gli è stata accanto nei momenti più brutti della sua vita, e non vorrebbe mai perderla. Infine, Enrico Silvestrini ha espresso la sua sorpresa per l'ospitata. Vi ringrazio perché pensavo di venire qua per difendermi da accuse e quant'altro. Invece è stato come sfogliare l'album dei ricordi, e questo mi ha fatto molto piacere.